Al sistema ha creato questo configuratore chiamato Alwin per permettere ai loro clienti e rivenditori di realizzare in modo autonomo preventivi e stampare appunto in formato PDF un elenco di finestre con diverse proprietà per la propria abitazione o per degli interi immobili. L'applicazione parte appunto con una breve introduzione animata che avete visto e si arriva alla pagina di introduzione. La pagina di introduzione contiene le categorie selezionabili, le tipologie di articoli, ovvero abbiamo porte finestre in più varianti, quindi finestra 1 ante, 2 ante, 3 ante, porte finestre, anche qui diverse varianti, bilici, portoncini e così via. E a questo punto è possibile selezionare una tipologia di articolo, per esempio finestra 2 ante, e decidere di configurare il prodotto. Configurare il prodotto significa selezionare le varie proprietà, di questo articolo. In particolare possiamo scegliere se la tipologia è di tipo, freddo, termico o alluminio. Ognuna di queste tipologie ha a sua volta, diciamo, è legata a sua volta a una serie di proprietà, ovvero se seleziono freddo avrò delle proprietà, se seleziono alluminio e legno avrò un menu per la selezione di altre proprietà. Per esempio, selezioniamo la più semplice, freddo. Ho una breve introduzione alla tecnologia freddo, una descrizione, la possibilità di guardare un video, anche in formato full screen naturalmente. Il prodotto risulta Ok, quindi ideale per ambienti. e quindi seleziono freddo. Con tipologia freddo è abbinato un prodotto Planet 45, Planet 45 con ribalta, anche in questo caso abbiamo la possibilità di vedere un video sul prodotto. Ops, scusate, Planet, abbiamo la possibilità appunto di avere la descrizione del prodotto più la possibilità di guardare anche in questo caso un video dedicato. Ok, dopo aver selezionato tipologia prodotto, selezioniamo estetica. In questo caso ci sono più scelte: smussato, modanato, bombato, mettiamo raggiato, e poi tutta una serie di colori. In questo caso la tipologia freddo ha solo un colore perché è uguale per interni e esterni. In altre tipologie avremo la possibilità di selezionare il colore della tipologia di legno, l'alluminio, eccetera. Poi lo vedremo. Comunque seleziono il colore RAL 404004. Seleziono il colore delle cerniere, il colore delle maniglie. E qui, come vedete, c'è sulla destra un riassunto a colpo d'occhio che fa capire bene o male quali sono le proprietà selezionate per la finestra 2 ante. Ok, a questo punto devo inserire le dimensioni. Quindi selezioniamo per esempio 2300 mm di altezza per 2500 mm di altezza. Possiamo impostare la quantità, per esempio 4 elementi, e inserisco il prodotto nel carrello. Ok. Adesso devo, per esempio, vorrei selezionare, ad esempio, sempre un prodotto finestra 2 ante, un articolo finestra 2 ante, ma con una diversa caratteristica, ovvero in alluminio legno. Ok, alcune proprietà rimangono preimpostate per aiutare l'utente a non doverle selezionare in sostanza, nuovamente. In altri casi non è possibile perché avendo selezionato per esempio alluminio legno, altri prodotti, le estetiche e i colori sono ovviamente diversi rispetto a quelli impostati in precedenza. Quindi devo riselezionare un prodotto, in questo caso Natura 70. Vi faccio vedere cosa succede se io inserisco adesso un prodotto nella lista, mi dà degli errori evidenziati in rosso, ovvero mi evidenzia le proprietà che ancora devo selezionare. Quindi l'utente, diciamo, è guidato. Seleziono l'estetica, seleziono un tipo di alluminio, un colore e infine seleziono il legno, che in questo caso infatti sono diversi, ci sono i pattern nero scuro, sbiancato, benguè, eccetera. Ok. Posso a questo punto mantenere larghezza e altezza già utilizzate in precedenza, anche la quantità, ma probabilmente la quantità sarà diversa, mentre larghezza e altezza potrebbero combaciare con quelle precedenti, oppure variare. Inserisco due prodotti nel carrello e ok, e ho fatto. Ad un certo punto posso tornare indietro. Ecco, da notare che la mia lista adesso, qui in alto a destra, seleziona 6 prodotti. Seleziono uno scorrevole, che è un prodotto completamente diverso rispetto a tutti i battenti, ovvero finestre, portafinestre. Lo configuro e seleziono, ecco, mi rimane la selezione precedente dell'alluminio legno, la selezione delle maniglie, tuttavia il resto, non è selezionabile perché sono prodotti differenti. In questo caso avremo Slidewood, che avrà delle estetiche ad hoc per lo Slidewood.
Tra parentesi, anche in questo caso è possibile nelle estetiche visualizzare diverse tipologie di estetica, sia nella versione legno che alluminio. Seleziono il colore dell'alluminio e poi il colore del legno. Bene, cambio la quantità e la dimensione. La quantità lascio 1 e inserisco nel carrello. Bene, a un certo punto, qua non si vedono sicuramente nel video, ma ho tre possibilità. Posso configurare un altro prodotto, quindi parto dall'home page, visualizzo il mio carrello, oppure torno alla scheda di questo prodotto per poter fare delle variazioni e eventualmente inserire dei nuovi prodotti. Visualizzo la mia lista, ovvero il mio carrello. Qui ho tutte le varie possibilità e quella... Scusate, con la possibilità di scrollare il carrello, in questo caso ne abbiamo solo 3, ma qua ci sarebbe la possibilità di scrollare. Posso cancellare un prodotto, ma in questo caso non lo facciamo, oppure modificarne uno. Modifichiamo per esempio questa finestra 2 ante finché sia lo sbiancato diventi 20 e la quantità da 2 diventi per esempio 5. Quindi a questo punto abbiamo tutte le proprietà precedentemente selezionate, da 2 mettiamo 5 prodotti e lo sbiancato diventerà adesso 20. Aggiorno la mia lista e infatti mi trovo il prodotto Wenge con tutte le cose, con quantità 5. Posso a questo punto inviarmi questa lista, questa sorta di preventivo, e posso inserire in questo punto delle note anche su più righe. Procedo con l'ordine e alla fine si avrà il form per inserire i propri dati. Fabio, per esempio, biondi. L'email. Ovviamente ci sono tutte le validazioni del caso, se io invio adesso ovviamente mi dice l'email non è corretta, ma questo insomma era scontato. Mettiamo la mia email, la città che è obbligatoria, e in più gli altri campi non sono obbligatori, in più se sono un rivenditore posso selezionare questo pannello, inserire la mia ragione sociale e la mia email, ma in questo caso non lo sono, quindi l'unica cosa che mi rimane di fare è accettare la mia privacy, e inviarmi la lista. A questo punto posso inoltrare la mia lista ad un'altra persona oppure partire da zero e crearmi un altro preventivo. Da notare che nella email che arriva all'utente si avrà ovviamente la possibilità di si avrà in allegato un PDF ben formattato con tutto con il preventivo, la preview dei colori e via dicendo. Qui si vede la stessa applicazione realizzata per tablet Android, in questo caso un Asus TF101 Transformer con Android 3.2. Ci sono le stesse identiche opzioni della versione iPad, con tutte le possibilità di selezionare prodotti, di avere la preview qui dei colori, di avere tutto quello che si aveva ovviamente nella versione per iPad. Quindi qua in questo caso devo selezionare le maniglie, imposto le dimensioni, ok, inserisco nel carrello, ho il carrello come in precedenza e tutto è praticamente simile a quanto disponibile per iPad. La stessa applicazione è inoltre disponibile per in versione web, quindi abbiamo il configuratore con diciamo la possibilità di selezionare le varie categorie. Se per esempio qui una porta finestra 2 ante, selezioniamo le varie proprietà, anche in questo caso abbiamo video player, solo che sarà anche possibile visualizzare i video in full screen. Ok, seleziono tutte le proprietà, adesso lo faccio in fretta tanto per non annoiarvi, impostiamo dimensioni, quantità e abbiamo anche in questo caso il nostro carrello con la possibilità di visualizzare, appunto, di inviarci l'ordine. Da notare